La fortezza Europa con i militari italiani ha avanzato il suo confine in Niger per fermare il flusso di migranti soprattutto dall'Africa occidentale, ma le autorità nigerine stanno reagendo in contraddizione tra di loro. Il ministro dell'interno Mohamed Bazoum ieri ha ribadito di aver appreso dai media la decisione del Parlamento italiano, votata il 17 gennaio scorso, di avviare una cooperazione militare anche con il Niger per contrastare terrorismo e migrazioni clandestine. Ma secondo il ministro italiano degli esteri Roberta Pinotti esistono due lettere firmate dall'omologo Kala Mutari con le quali il governo nigerino chiede il sostegno militare dell'Italia. Quindi i ministri del Niger non potevano non sapere. Sta di fatto che una quarantina di militari italiani sono già in Niger per preparare il dispiegamento di 470 soldati, 130 mezzi terrestri e due aerei C-130. Il tutto entro giugno anche via mare attraverso il Benin. Spesa prevista 49,5 milioni di euro per tutto il 2018. Come ha dichiarato la stessa Pinotti, le autorità del Niger vogliono che li aiutiamo ad essere capaci di controllare i confini. La solitudine nella gestione dei flussi migratori dal sud Europa ha messo in crisi il sistema dell'accoglienza dell'Italia a tal punto di influire sulle elezioni italiane di domenica scorsa e di avere ripercussioni sulle politiche xenofobe di paesi dell'est europeo. Infatti il voto italiano ha premiato anche coloro che si sono distinti con proclami anti-migrazioni e questo può rafforzare il premier ungherese Viktor Orban a dire ancora no alla redistribuzione dei rifugiati in Europa secondo il sistema delle quote. Una nuova bozza di compromesso sarà inviata entro martedì dalla Commissione europea ai 28 governi dell'Unione, ma proprio l'Ungheria guida il fronte di chi sta alzando il muro orientale della fortezza Europa.